per te il canale televisivo pubblico-privato tedesco-francese, no, pubblico tedesco-francese, Arte, aveva trasmesso un documentario sulla vita del Cavaliere, un documento molto realistico, quindi terribile. L'effetto era stato devastante sia in Francia sia in Germania. E il nostro era stato informato. E allora, pensate, io lo trovo meraviglioso, ha telefonato al premier francese, a Raffarin, e gli ha detto: guarda, ho saputo, so che ci sono delle repliche, vedi di bloccarle. L'altro gli ha detto: ma, cioè, io sono il primo ministro francese, come faccio a bloccare un programma di una televisione? Ma veramente, veramente meravigliato, cioè, guarda, con tutta la buona volontà qua non si usano. Cioè, ma è l'altro, incredulo, dice: ma dai, cioè, ma sei il capo del governo, poi la televisione pubblica, è l'altro, appunto, è pubblica, quindi è la mia, no? E non riuscivano a intendersi, c'era proprio di comunque, se ci fossero interpreti che facevano, che traducevano, non riuscivano a intendersi, perché pubblico in Francia vuol dire dei cittadini, qua vuol dire del governo o dei partiti, no? E quindi l'altro alla fine gli ha detto: ma se vuoi ti do il numero di Arte, chiama, vedi se ricominci, così io non saprei proprio come si fa a bloccare un programma televisivo di una televisione libera. Cioè, qui se io facessi una roba del genere succederebbe il fin mondo, non ci penso neanche. Dice: ma dai, l'avrai fatto chissà quante volte, mai! Non ci credevo, cioè sono talmente abituati all'anomalia italiana che si meravigliano se all'estero non sono anomali come noi. Quando in Spagna si è votato la penultima volta, l'ultima è stata l'anno scorso e ha vinto il Zapatero, la penultima è stata quando Aznar si era dimesso, cioè aveva finito la legislatura, non si era candidato perché è andato in pensione, 50 anni in pensione, da noi a 50 anni, proprio sono i primi passi, che attonano ancora, 50 anni, poi diremo. Dalla politica a 50 anni e aveva governato benissimo, tant'è che la Spagna, chiunque di voi ci sia stato, è in modernizzazione, non certo per merito soltanto di Zapatero, modernizzazione da 20 anni, governato benissimo, i sondaggi davano il suo partito stravincente, tant'è che i socialisti, per non bruciare un leader storico, hanno mandato avanti Zapatero, hanno detto: se non ti conosce nessuno, sei giovane, vai lì, ti fai le ossa, perdi queste elezioni perché sono perse, e poi fai il capo dell'opposizione, ti fai con... Questa era la situazione a un mese dal voto. Dopodiché interviene in campagna elettorale Al-Qaeda con il famoso attentato di Madrid, uno sterminio di decine e decine e decine di pendolari sui treni. Aznar, evidentemente in preda a un delirio, a un raptus, perché lui non è così, non è un bugiardo matricolato Aznar, telefona a tutti i direttori dei telegiornali e dei giornali dicendo: guardate, sappiamo per certo che l'attentato è opera dell'ETA, mi raccomando, è stata l'ETA. Naturalmente era stata Al-Qaeda, perché Aznar non voleva che venisse fuori che era stata Al-Qaeda, perché Aznar aveva trascinato la Spagna nella guerra in Iraq, nessuno in Spagna capiva per quale motivo la Spagna avesse degli interessi a fare una guerra in Iraq. Aznar aveva detto: saremo più sicuri dopo aver sconfitto il terrorismo in Iraq. Quell'attentato dimostrava che non solo non erano più sicuri, ma erano sicuri di essere diventati bersagli del terrorismo, cosa che prima non erano. Tra l'altro, voi sapete la Spagna che tradizione ha di rapporti col mondo islamico, come i Mori e tutto qua. Quindi, tentando di scaricare da sé la responsabilità di avere messo il suo paese nel mirino dei terroristi, Aznar sperava che la versione ETA
durasse qualche giorno il tempo di fare le lezioni. Poi avrebbero detto, ops, ci siamo sbagliati, era Al-Qaeda. In realtà lì i giornali e le televisioni, non appartenendo ad Aznar, nemmeno la televisione pubblica, che appunto è pubblica e quindi non è di Aznar, sono andati a verificare la notizia, insospettiti anche dal fatto che Aznar telefonasse a tutti. Se ti telefona per dirti che è così, vedi mai che non sia così. E allora vai a vedere, sono andati, innanzitutto mica si sono rivolti a siti di controinformazione, o sono andati dalla polizia. Stava facendo le indagini, la polizia ha detto no, questa è roba di Al-Qaeda. Sputtanato e sbugiardato in 24 ore Aznar, lui non era più candidato, c'era il suo successore che aveva già le elezioni in tasca, questo disgraziato ha perso 20 punti, avendone 15 di vantaggio, ne hanno persi 20 e quindi sono andati sotto e ha vinto Zapatero. Per una bugia, lo so che è incredibile, c'è un paese, no, 10 al giorno, lì una è tutta la carriera, fine. Ha vinto l'outsider, quello che nessuno si aspettava che avrebbe vinto, facendo una campagna elettorale che chiunque avrebbe fatto. Se non votate per i bugiardi, vi hanno appena ritirato una bufala, la bufala piuttosto grave, perché accusare di una strage del genere degli spagnoli per nascondere che sono stati gli arabi, insomma non è che sia un granché per un primo ministro. Berlusconi ha continuato a raccontare che era stata letta anche quando ormai Aznar aveva detto che era opera di Al-Qaeda. Un mese dopo le elezioni lui ancora diceva: il mio comitato di crisi mi conferma la pista dell'ETA. Risate in Spagna. Come sarà questo comitato di crisi? Quando è citito? Pare che noi abbiamo è un modo non democratico, è un modo che ci fa vivere molto peggio, è un modo che ci fa scoprire sempre le cose a cose già fatte e irrimediabili, salvo quando, rarissimi casi, scende in campo l'opinione pubblica, mi scuso per il termine scende in campo, diciamo entra in scena l'opinione pubblica.